Salve e benvenuti in questo nuovo video. Mettiamoci comodi perché sarà un video un po' particolare e faremo gareggiare una Fiat Panda 1300 Multijet contro una Bugatti Veyron. Per cui mettiamoci comodi e vediamo come andrà a finire. Bene, belli comodi allora. Vi sembrerà una gara un po' strana, ma vediamo insieme, il risultato non sarà del tutto scontato. Abbiamo nell'angolino alla mia destra la Fiat Panda guidata dalla signora Maria, una Fiat Panda 1300 Multijet, cilindrata 1248, potenza 95 cavalli, velocità massima 185 km/h e uno 0-100 che sfiora i 13 secondi. Un consumo in autostrada di 3,5 litri per 100 km e un serbatoio da 37 litri. Nell'angolino alla mia sinistra invece abbiamo una Bugatti Veyron cilindrata 8000 cm3, una potenza da 1001 cavalli, uno 0-100 in poco più di 2 secondi e mezzo e una velocità massima di 415 km/h. Un serbatoio da 100 litri e un consumo in autostrada di circa di 20 litri per 100 km. Alla guida della nostra Fiat Panda ci sarà la signora Maria, mia mamma, mentre alla guida della nostra Bugatti Veyron ci sarà Mika Häkkinen, e lui non è mio padre. Bene, prima di partire ed iniziare con la gara ci tenevo a dirvi che alla fine del video farò le mie considerazioni finali e mi piacerebbe che restaste a sentirle perché ci tengo. Bene, allora, il percorso di gara sarà di un percorso autostradale. La partenza sarà dall'area di servizio San Zenone Ovest nei pressi di Milano e l'arrivo sarà invece di fronte al monumento alla Dea Atena a Reggio Calabria. Il ritorno farà la strada inversa, ma i parametri saranno completamente diversi. Bene, ora direi che è arrivato il momento di partire e avviamo i motori e facciamo partire le nostre auto. Naturalmente la Bugatti Veyron con la sua accelerazione incredibile riuscirà ad arrivare ai 130 km/h in limite in autostrada in poco più di 3 secondi o poco meno di 3 secondi, comunque più o meno quello. Nel frattempo la signora Maria sarà riuscita forse ad ingranare la terza e per arrivare a 130 km/h più o meno ci metterà una quindicina di secondi, per cui la nostra Veyron ha già preso un piccolo vantaggio di una decina di secondi circa. Ma il problema della Veyron, come abbiamo detto, poi starà nei rifornimenti di benzina che dovrà fare. Difatti, con i suoi 100 litri a 20 litri per ogni 100 km dovrà fare un pieno più o meno ogni 500 km, per cui a 500 km si dovrà fermare e ho voluto fare un parametro standard, mettere circa 10 minuti per ogni rifornimento di carburante per entrambe le auto, nonostante comunque la Bugatti abbia più o meno tre volte tanto di capienza di serbatoio, ma comunque manteniamo lo stesso parametro. Nel frattempo la signora Maria, che era dietro solo di una decina di secondi, ha sorpassato a questo punto la Bugatti Veyron e ha un vantaggio di oltre 9 secondi e mezzo. La Veyron riprenderà il suo slancio, ma naturalmente a velocità codice non potrà più prenderla. La Fiat Panda con i suoi 3,5 litri per 100 km ancora di strada ne avrà da fare prima di dover fare il pieno. Siamo intorno ai 1000 km e la Panda dovrà fermarsi quindi per fare il rifornimento di gasolio, perché ancora non l'ha fatto. Ma ai 1000 km dovrà fermarsi anche la Veyron, che avrà fatto i suoi ulteriori 500 km e quindi avrà svuotato il suo serbatoio. Quindi anche in questo caso la nostra Fiat Panda continuerà a mantenere il vantaggio che aveva fino a quel punto e lo porterà fino alla fine, arrivando quindi a destinazione più o meno in 12 ore e 34 minuti, questo è quello che dice Google Maps, mentre la Bugatti Veyron ci metterà circa una decina di minuti in più, quindi 12 ore e 44 minuti.
Quindi the winner is all'andata la signora Maria con la sua Fiat Panda. Ok, ora siamo al ritorno. Il ritorno cambiamo un po' i parametri. Facciamo finta che questa autostrada immaginaria possa essere percorsa al massimo della velocità per la Veyron. Quindi potrà scatenare tutti i suoi 1001 cavalli e arrivare alla velocità di 415 km orari e mantenerla per tutto il percorso. La signora Maria questo non lo vuole fare. Lei si è contenta di arrivare sempre ai suoi bei 130 km orari di velocità massima e farsi il suo percorso perfettamente come l'ha fatto all'andata. Bene, a 415 km orari la Bugatti Veyron impiegherebbe circa 2 ore e 54 minuti per percorrere i suoi 1219 km, quindi stracciata la Panda. Non è in realtà così, perché a quella velocità il consumo della Bugatti Veyron sale alla fantasmagorica cifra di 125 litri ogni 100 km. Ciò vuol dire che con i suoi 100 litri di pieno di carburante riesce a fare all'incirca 80 km. Per cui se dividiamo i 1219 km del percorso per gli 80 km che riesce a fare con un pieno, vuol dire che dovrà fermarsi per 15 volte prima di arrivare al percorso, al punto di arrivo. Poco male se consideriamo i 10 minuti che avevamo messo, diciamo, all'inizio come punto di riferimento, ci ritroviamo quindi a 15 pieni che deve fare la Bugatti Veyron, a 10 minuti a pieno siamo intorno alle 2 ore e mezza, che sommate alle 2 ore e 54 che ci metterebbe per percorrere normalmente tutto il percorso, siamo intorno alle 5 ore e mezza, quindi la signora Maria è ben dietro e quindi il vantaggio sarebbe tutto a favore della Veyron, ma non è neanche così. Allora, leggenda vuole che il consumo principale a quella velocità non sia neanche quello del carburante, ma sia quello degli pneumatici. Difatti pare che a quella velocità i pneumatici si consumino molto più velocemente della benzina. Difatti si riescono a fare circa 60 km prima di dover sostituire tutte e quattro le gomme. Quindi se dividiamo i 1219 km del percorso per i 60 km che sono il limite massimo degli pneumatici, vuol dire che la Bugatti Veyron dovrà sostituire le quattro gomme, la paratura completa, per 20 volte. Ora, voglio essere bravo e mettere come parametro per la sostituzione degli pneumatici 30 minuti. Fare in modo che ci sia un gommista con le gomme pronte ogni 60 km e quindi riuscire a fare questo cambio gomme senza uscire dall'autostrada, altrimenti i tempi diventerebbero biblici. Quindi sostituiamo le gomme, 30 minuti, mi sembra che sia del tutto onesto. Se moltiplichiamo i 30 minuti per i 20 cambi di gomme che deve fare, fanno la bellezza di 10 ore. 10 ore che sommate alle 2 ore e 54, perché abbiamo anche un altro vantaggio, facciamo finta che il gommista abbia anche la benzina ogni volta che si ferma e quindi che gli faccia il pieno, altrimenti andremo veramente troppo oltre. Utilizzando questo metodo, 30 minuti per ogni cambio gomme, 10 ore più le 2 ore e 54, siamo a 12 ore e 54. La signora Maria, come all'andata, ci ha messo 12 ore e 34 minuti. In questo caso addirittura con 20 minuti di anticipo sulla Bugatti Veyron. Quindi ha vinto di nuovo la signora Maria. Complimenti. Ora, divertiamoci anche a fare quattro conticini. Pedaggio a parte, non so più o meno quanto venga, ma il costo del carburante per la signora Maria è stata più o meno di 50 euro già con il pieno di carburante alla partenza e altri 50 euro per il pieno durante il percorso, siamo a 100 euro. Il ritorno stessa cosa, 50 euro di pieno e 50 euro poi durante il percorso. Quindi in tutto, per fare la Milano-Reggio Calabria, Reggio Calabria-Milano, la signora Maria ha speso 200 euro. Al viaggio di andata la Veyron ha consumato 200 litri di benzina più i 100 litri iniziali.
quindi in tutto sono 300 litri e siamo più o meno intorno ai 480 euro di spesa, tutto sommato niente di particolarmente esorbitante. Ma al viaggio di ritorno c'è da fare un bel po' di conticini in più. La Veyron, per percorrere i 1219 km del percorso alla massima velocità, ha consumato 1500 litri di benzina, quindi siamo a intorno ai 2400 euro. Ok, niente di esorbitante, ma quando il nostro caro Mika Häkkinen deve togliere i soldini per acquistare le gomme, lì il conto si fa un bel po' più interessante, perché per acquistare 20 parature di gomme il nostro caro Häkkinen ha speso la bellezza di 340.000 euro. Sì, avete capito bene, 340.000 euro. Ora, non venite a dirmi poteva cambiare cerchi e gomme ad ogni sosta, perché poi lì il conto sarebbe diventato veramente esorbitante. Difatti, per 20 parature di cerchi e gomme, Mika avrebbe dovuto spendere la bellezza di 2.160.000 euro. Per cui, senza che andiamo a fare poi i conti totali di quello che hanno speso andata e ritorno, fateli voi, ma direi che per fare un viaggio da Milano a Reggio Calabria, da Reggio Calabria a Milano, e spendere più di 340.000 euro, beh, non lo so quanto convenga. Ora, io, come vi avevo detto, spero che vi siate divertiti ad ascoltarmi e a fare quattro conti con me, così come mi sono divertito io a fare questo video. Nelle considerazioni finali, però, se siete amanti di Bugatti, delle sue auto, della Veyron, della Chiron, se per voi sono la vostra vita, allora lasciate il video qua, altrimenti potreste arrabbiarvi più di quanto magari vi siete già arrabbiati fino adesso, perché le mie considerazioni potrebbero essere un po' acide per voi. Per cui vi do il tempo di chiudere con il video. Ci siamo? Posso andare? Ok, andiamo. Allora, le Bugatti vengono universalmente riconosciute come una meraviglia della tecnologia automobilistica, come una evoluzione di essa, come una rivoluzione. In realtà per me non è così. Per me sono solo delle auto da tuning ad altissimo budget, nient'altro. Di rivoluzionario o di evoluzionario, diciamo così, in queste auto, io personalmente non ci vedo nulla. Volkswagen ha preso i migliori tecnici, li ha messi al lavoro, gli ha dato una barcata di milioni di euro e gli ha detto fatemi l'auto più veloce del mondo. E loro si sono messi lì, hanno preso i materiali migliori, le hanno affinati al massimo, ci hanno messo un ventaglio di radiatori, ci hanno messo dentro un sacco di turbine, ci hanno messo dentro degli alettoni. È una pimpata enorme, niente di rivoluzionario. Per me rivoluzionario nel mondo dell'automobile è stato ben altro, come per esempio i premi a disco. Quelli sono stati una vera rivoluzione per il mondo automobilistico, direi una rivoluzione. I tergicristallo potrebbero sembrarvi delle piccole cose, delle sciocchezze, ma senza quelli non potremmo camminare mentre piove. O mi viene in mente per esempio il Common Rail, una invenzione tutta nostra, italiana, che ha rivoluzionato il mondo delle auto a combustione diesel. Perché fino a quel momento, fino a che non c'era il Common Rail, le auto a gasolio erano considerate solo delle auto da lavoro e basta. Queste per me sono le vere rivoluzioni, non arrivare a 400 km orari. Sarebbe stata una rivoluzione se quelle auto a quella velocità consumassero quanto una Panda, o se fossero così sicure che anche se vai a sbattere contro un albero a 400 km orari non ti fai niente. Quella sarebbe stata evoluzione, rivoluzione, anche di più. Così non è. Alla fine sono solo una grossa spesa, un grosso budget per portare un'auto ai massimi livelli che si possono avere con le tecnologie che però già abbiamo. E poi un discorso molto personale, qualcosa che è veramente qualcosa che c'è dentro di me. Io mi emoziono come un toro in un'arena quando vedo sprecciare davanti a me qualcosa di rosso. Bene, direi che per questo video è tutto, spero di nuovo vi siate divertiti e facciamo così,
per ogni iscritto che porterà questo video mi berrò una bella birra alla vostra salute. Ciao ciao, alla prossima!